Buonasera, buonasera da Rai Sport, nella copertina curata da Roberto Toti i migliori momenti dei tanti match di Sandro Mazzinghi, il ciclone di Pontedera, uno dei più grandi pugili italiani che si è spento due giorni fa, sabato scorso, a 81 anni. In questo speciale ripercorreremo la vita e la carriera non soltanto sportiva di questo grande atleta due volte campione del mondo, le sue vittorie moltissime, le sue sconfitte davvero poche, soltanto tre, la sua rivalità con Nino Benvenuti e poi riproporremo alcuni dei suoi match, forse il miglior modo per ricordare Sandro Mazzinghi. Tutto questo lo faremo insieme a Davide Novelli, il nostro telecronista del pugilato. Ciao Davide. Ciao Nicola e buonasera a tutti i telespettatori. Come diceva Nicola San Giorgio nella presentazione se n'è andato un grande, un grandissimo anzi campione del pugilato e dello sport eh, nazionale, un vero eroe del ring e noi in questo spazio andremo a ricordarlo. Eh, con tre momenti eh, salienti della sua carriera, tre momenti fondamentali che sono il primo mondiale, il mondiale conquistato contro l'americano Ralph Dupas, poi il secondo match, eh, la rivincita del mondiale contro il Nino nazionale, Nino benvenuti, ed infine il mondiale nello stadio di San Siro davanti a una folla oceanica eh, contro il coreano Kim Su-Ki. Eh, questi sono tre momenti fondamentali e nel corso di questo spazio, Nicola, andremo anche a eh, spiegare in retroscena e i motivi che eh, ci hanno indotto a proporre ai nostri amici sportivi questi tre momenti fondamentali. Parlavi di, di folla, tante le persone, centinaia ai funerali di Sandro Mazzinghi, questa mattina al Duomo di Pontedera con il feretro del grande campione toscano portato da quattro dei ragazzi della sua Accademia di Pugilato. Momenti di grande commozione, Davide, per un figlio di, di Pontedera, un eroe di Pontedera. Assolutamente, eh, per Pontedera, ma per la Toscana tutta. Eh, Alessandro Mazzinghi, che tutti conosciamo come Sandro Mazzinghi, è stato veramente un simbolo, un traino per l'attività sportiva, pugilistica in particolare. Sono tantissimi pugili in terra toscana eh, che, sono, che hanno mh, imboccato questa strada eh, del ring proprio perché quando hai un eroe. In casa eh, non è possibile sfuggire al fascino. E qui parliamo ovviamente di un pugile che realmente eh, è stato un grandissimo campione, uno dei più grandi campioni che l'Italia abbia mai avuto in questa disciplina. Noi, forse erroneamente, l'abbiamo sempre legato, e intendo dire noi italiani, nel duelismo con eh, Nino Benvenuti. In realtà è stato Sando Manzighi molto, molto di più. Ha cominciato guidato dal fratello Guido che era di, sì. sei, anni, di sei anni più grande e pure lui pugile di ottimo livello, anche una partecipazione olimpica a 52, una sola sconfitta per Guido Mazzinghi sì. e, e quindi è lui che dirige. Il, il fratello sulla strada che poi lo porta ad essere campione Sì, è lui che prima di dirigerlo sul, nei, nei match nell'attività professionistica lo porta in palestra di nascosto dalla madre come spesso avviene in queste circostanze quando si parla di sport eh, duri e il pugilato degli anni 50-60 era particolarmente duro. Ebbene, Guido Mazzinghi si porta dietro il fratellino di nascosto e eh, lo introduce in questa eh, palestra. In questa palestra eh, trova il, il primo maestro che eh, lo eh, imposta eh, nei primi movimenti, i primi movimenti che sono assolutamente scordinati, però poche parole. Eh, fanno scattare nel giovanissimo eh, Sandro Mazzinghi la voglia di migliorarsi. Se ti impegni, puoi diventare campione del mondo. Queste le parole del suo primo maestro. Campione del mondo diventa nel 1963, quando batte il 7 settembre al velodromo Vigorelli l'americano Ralph Dupas per KO tecnico alla nona ripresa. Poi lo batte ancora a Sydney nella rivincita del 2 dicembre. Ancora KO alla tredicesima ripresa. E queste immagini si riferiscono proprio all'incontro di Sydney. Sì, andiamo a vedere quindi il primo eh, evento: il, il primo dei tre eventi fondamentali nella carriera di Sando Mazzinghi. Come dicevi tu, aveva battuto eh, Dupas al Vigorelli. Eh, questo gli aveva dato molto coraggio. Quindi nella rivincita. Sandro Mazzinghi che adesso vediamo sulla destra del vostro teleschermo ha affrontato alla sua maniera davvero guerriero Ralf Dupas. Eh, lamenta in queste scene, in queste riprese una ferita allo zigomo sinistro eh, il nostro Sandro Mazzinghi e quando un pugile viene ferito eh, rischia di perdere la concentrazione, si lancia all'assalto in modo scomposto. Eh, Sandro fu veramente molto bravo invece a rimanere freddo e a fare il suo lavoro da fighter. Qui abbiamo visto un bellissimo destro. Eh, il, eh, questo match, eh, che è la rivincita, si svolge, come hai detto tu, giustamente in Australia. Eh, lui è americano, Ralph Dupas, però aveva il doppio passaporto e lì in Australia trovarono i fondi, gli sponsor per mettere in piedi un grandissimo evento eh, internazionale. Eh, erano anni in cui i soldi ne circolavano parecchi perché il pugilato era dopo il ciclismo, dopo il calcio, certamente la terza passione almeno in Europa. Eh, non era così in Australia però evidentemente eh, la eh, risonanza c'è stata perché quella sera lì a Sydney veramente lo stadio era gremito e qui eh, noi assistiamo a questa sintesi che eh, Ci dà la conferma di quanto eh, sia eh, campione del mondo, eh, quindi consacrato campione del mondo, eh, Sandro Mazzinghi. La tecnica di, di Sandro Mazzinghi, qual era, era? Era una tecnica eh, superba. Lui è un fighter, un picchiatore, come si dice in gergo. Eh, gli appassionati non possono non notare una postura che ci riporta anche a Giaclamotta, toro scatenato, cioè il compasso, sempre, il compasso delle gambe sempre molto aperto, il, eh, gambe mh, piegate, quindi molla eh, sempre carica e eh, una, eh, un busto che è eh, abbastanza spezzato eh, in avanti, pronto a muoversi, pronto a, a schivare. E il match va ancora avanti, ovviamente abbiamo visto eh, l'abbraccio, ehm, in quello è un momento molto significativo, di Mazzinghi a Ralf Dupas. Eh, questo di solito non avviene quasi mai durante un match, nel pieno del match, quando il, eh, ovviamente si è nel massimo della concentrazione, però questo sta a significare che entrambi o quantomeno Mazzinghi si stavano divertendo. Può sembrare strano. Eh, tanta fatica mentre, mentre c'è una persona che ti sta picchiando da tutte le parti, eh, però eh, nel pugilato si riesce ad apprezzare anche eh, l'incastro delle tecniche e se ci sono colpi da parte dell'avversario particolarmente efficaci, anche se fanno male, eh, però l'ammirazione eh, viene fuori. E quindi abbiamo visto che c'era stato l'abbraccio eh, significativo, come per dire sono felice di disputare il mondiale contro un avversario di valore come te e Ralf Dupas era veramente un avversario di eh, valore perché quando incontra il nostro Sando Mazzinghi aveva già combattuto 100 match da professionista sono numeri stellari eh, a cui oggi non siamo più abituati però 100 match e eh, quindi un'esperienza enorme del, del ring Sando Mazzinghi ne aveva eh, molti di meno Adesso ti dico subito quanti ne aveva con precisione, perché tra i tanti dati statistici non è mai semplice un raffronto del genere. Ma Sando Mazzinghi ne aveva molti di meno, e l'esattezza ne aveva 28. Quindi prova a immaginare il livello di esperienza, la differenza di esperienza tra Dupas e Mazzinghi. Dupas che va a terra in questo momento, ma non viene contato. In una categoria, Davide, praticamente nuova per l'Italia, i Super Welter. Esattamente, i super welter il, eh, dal peso di 69-853 grammi, questo è il limite. Eh, sì, eh, alcune categorie stavano uscendo fuori proprio in quegli anni perché con la diffusione massiccia del... Eh, qui c'è il, il knockdown, vediamo se si rialza Dupas, ma non si rialza e quindi eh, vince il mondiale, l'aveva vinto in Italia si conferma campione del mondo dei super welter. Dicevamo delle categorie proprio in quegli anni con la grande diffusione del pugilato si arriva alla necessità di, eh, di frammentare le categorie per da una parte per cercare di aumentare lo spettacolo da offrire quindi dietro a ogni incontro di pugilato c'era almeno all'epoca eh, anche il business e in più anche per cercare di eh, essere più giusti possibile perché sappiamo che il peso diventa fondamentale in, in questo sport e quindi nasce la categoria super welter e eh, Sandro Mazzinghi sarà campione del mondo e campione europeo dei super, eh, super welter, poi vedremo anche in due occasioni. Si conferma dunque Sandro Mazzinghi campione dei super welter e da fresco campione del mondo. Fuori dal ring però finisce KO per un duro colpo che gli assesta la vita. Nel 64 una sera di pioggia la sua auto finisce fuori strada e contro un albero, la moglie Vera Maffei muore sul colpo, eh, Mazzinghi è sbalzato fuori dall'abitacolo, si salva eh, ma ha una frattura della eh, scatola cranica. Eh, nel 64, quindi pochi mesi dopo convalescente nel corpo e nell'anima, eh, Mazzinghi combatte con Charlie Austin, Tony Montano, Fortunato Manca e si arriva al 18 giugno del 65 quando a San Siro si affrontano per la prima volta per il titolo mondiale Nino Benvenuti e ecco, Sandro Mazzini. E eh, quello Nicola è praticamente il match inevitabile. Noi avevamo in Italia eh, due grandi interpreti dello stesso peso, poi eh, Nino Benvenuti eh, andrà al Madison Square Garden eh, a battere Emil Griffith e quindi diventò Campione del mondo dei pesi medi e rimase poi per tutto il resto della, della, della sua carriera in quella categoria. In realtà, Nino ehm, Benvenuti stava molto stretto nella categoria dei Super Welter per struttura. Eh, noi lo vediamo tra poco in questo incontro che è particolarmente importante. Eh, è il secondo match tra Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti. Il primo match avviene poco tempo dopo il grave incidente che costa la vita alla moglie Vera. Erano di ritorno da Montecatini da una serata di gala e appunto per la strada Viscida finiscono fuori strada. E Sandro Mazzinghi torna all'attività pugilistica Spezzato soprattutto dentro, nel cuore, ovviamente, come diversamente non poteva essere. E in più non era riuscito ancora a recuperare al 100% le proprie energie. Quindi, nel primo match, finisce al tappeto, alla sesta ripresa con un montante destro di Nino Benvenuti al mento. In questo secondo match, che vi andiamo a proporre, e che è una sorta di primizia. Mm, per tanti anni da quella serata, da quella diretta, eh, gli appassionati non hanno potuto più vedere questo incontro. Eh, è nella Teca di Torino ed è in pellicola. Noi siamo riusciti a, a, ad averne un riversamento e quindi ve lo riproponiamo, pur senza effetti, ma andremo a rivivere un momento eh, molto importante della carriera per entrambi. Perché. E, dopo questo match tra di loro si, eh, si interromperà ogni rapporto eh, amichevole o comunque cordiale, non si parleranno più per tantissimo eh, tempo. 17 dicembre 1965, Palasport di Roma, e questo è il match che vi proponiamo, il Mazzinghi. Benvenuti 2. Il secondo match, come dicevamo. È un match della, dalla difficile eh, interpretazione eh, perché andiamo in fondo alle eh, 15 eh, riprese. Eh, sono distinguibili eh, chiaramente entrambi, Nino Benvenuti in questo momento sulla destra di spalle e eh, eh, Sando Mazzinghi in questa prima ripresa, entrambi molto cauti, entrambi si conoscono molto bene, entrambi hanno iniziato una carriera eh, insieme. L'unica differenza è che Nino Benvenuti ha vinto la medaglia d'oro a Roma 60 e ricorrono proprio in questi giorni l'anniversario dei 60 anni da quel successo che gli fece guadagnare anche la Coppa Val Barker eh, che premia il miglior pugile del torneo olimpico. Eh, Sando Mazzinghi ha avuto una sola presenza in nazionale e poi subito dopo l'Olimpiade che non ha fatto passa e professionista. Però entrambi si conoscono molto bene, eh, si sono osservati a distanza, hanno effettuato un primo match e questo secondo match ha eh, ehm, un diverso significato eh, per ciascuno dei due. Eh, per Nino Benvenuti, vuole essere la conferma che nella categoria è più forte, ma ha già in mente il passaggio alla categoria superiore, quella dei medi, perché come detto. In questa categoria ci sta veramente molto molto stretto, il vedete è più alto di Sandro Mazzinghi, ha una struttura che è più da medio naturale, quindi parliamo 72 kg e 500, mentre per eh, Sandro Mazzinghi è assolutamente la ricerca di questo mondiale eh, che ha perso, eh, che ha dovuto sostenere anzitempo proprio contro Nino, benvenuti, perché il regolamento... Nicola eh, mi ricordavi tu prima dell'inizio di questo spazio prevede che dopo sei mesi eh, tu devi necessariamente rimettere in palio il titolo, in palio il, il titolo altrimenti eh, questo decade quindi Sandro Manzini nella prima occasione dovete metterlo in, in, in palio forzatamente ma stavolta ha avuto il tempo per rigenerarsi per prepararsi a dovere e quindi arriviamo... Alla fine del match, qui c'è una raccomandazione eh, da parte di Giacinto Aniello, l'arbitro di questo incontro storico. Eh, perché ad entrambi eh, si raccomanda di fare attenzione eh, con, le, eh, con la testa, quindi per evitare eh, che ci siano dei contatti che possono eh, provocare del, delle ferite. Prima ripresa assolutamente di studio, ci sono dei colpi come il gancio sinistro e il diretto destro di Benvenuti in questa circostanza eh, che fanno già presagire che sarà veramente una strada molto molto dura, impegnativa ancora il jab sinistro Nino Benvenuti, eh, ma Sandro Mazzinghi è lì che aspetta, come abbiamo detto eh, Nino Benvenuti Outfighter. Eh, mentre Sandro, Sandro Mazzinghi è veramente un fighter, un, un picchiatore. All'angolo, dopo la prima ripresa, Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, eh, Davide, la differenza tecnica tra Nino Benvenuti e, e Sandro Mazzinghi, eh, qual era eh, realmente? Cioè, qual era il, per esempio il, il, eh, il colpo più forte di, di Mazzinghi e quello più, più forte di Benvenuti? Allora, i colpi di Mazzinghi erano forti tutti. Un ah, no, ciclone no, di no, eh, sì, allora esatto. <ride> eh, ma non, non è una battuta, è la verità. Eh, comunque, la pugile che, che faceva sentire il proprio pugno sia il destro che il sinistro, e nello specifico, eh, essendo un fighter, soprattutto montanti e ganci. Quindi colpi che vengono eh, da una traiettoria esterna, mentre per Nino Benvenuti, appunto, in quanto outfighter, fighter, cioè un pugile che combatte da fuori guardia. E soprattutto i colpi dritti, i colpi interni, quindi il jab e il diretto destro, ma Benvenuti aveva, era veramente un pugile completo. Del resto, parliamo di Nino Benvenuti che ha vinto praticamente tutto. E molto, molto pericoloso il gancio sinistro di Nino, era veramente da manuale, veramente eh, lasciava spesso, non, non lasciava scampo all'avversario. In alcune circostanze, ci raccontò che, portato il colpo giunto eh, eh, al bersaglio, lui. Si girava e tornava all'angolo sapendo, senza neanche vederlo, che l'avversario di lì a qualche frazione di, di secondo sarebbe andato al tappeto. Questo Questa è dire. la seconda ripresa ed è fondamentale. fondamentale, no? fondamentale. Seguiamola, seguiamola con attenzione fondamentale perché in questo secondo round accade un evento, un qualcosa che eh, potrà poi condizionare l'esito del, del match, del verdetto. Il motivo in questa seconda ripresa è lo stesso della prima: c'è cioè una fase ancora molto cauta da parte di entrambi. Vediamo che Nino Benvenuti eh, ha potuto mettere in azione il suo pugilato fatto di, di jab e di eh, diretti eh, destri, di rispondere con il gancio sinistro. Mentre ancora molto cauto è eh, Sandro Mazzinghi. Il pubblico è silenzioso. Noi abbiamo detto che questo documento eh, eh, purtroppo è senza l'effetto sonoro naturale ambiente, però in quella serata c'era veramente un silenzio assoluto in sala. Quindi comunque non si sarebbe sentito granché se non il calpestio dei pugili sui legni del, del ring e ovviamente i colpi che andavano a, a segno. Eh, 17.000 persone al Palasport nel 1965, tante anche le star del cinema e della televisione, anche Walter Chiari che era un grande amico di, di Mazzinghi e, e grande appassionato di, di pugilato. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo perché il pugilato in quegli anni richiamava proprio le stelle, un po' eh, di, mh, sia dello, dello spettacolo che della, che della musica del cinema e Walter Chiari era appassionato ma era appassionato perché come Giuliano ecco Eccolo. qui avete visto questo atterramento questo atterramento il colpo c'è stato viene contato Sandro Mazzinghi sta eh, è lucido è assolutamente presente si è rialzato all'istante e poi avremo modo di raccontarvi il perché dell'importanza di questo secondo round di questo eh, eh, ehm... Atterramento e soprattutto di questo conteggio da parte di Giacinto Aniello, l'arbitro di, eh, di questo match. Concludo dicendo che ehm, Walter Chiari, come anche Giuliano Gemma, grande amico di Nino Benvenuti, scomparso un paio di anni fa, mh, erano grandi appassionati perché erano stati pugili da giovani, non a livello professionistico, ma avevano praticato, quindi sapevano bene che cos'era stare sul ring. Ecco qui non soltanto fotografi, giornalisti eh, a questo che è un evento eh, fondamentale della carriera di entrambi dicevamo di questo atterramento alla termine, lo diciamo subito tanto non dobbiamo scoprire granché di questo match gli appassionati sanno come è andato poi alla fine a, a terminare però un atterramento nel regolamento pugilistico vuol dire che quella tua ripresa è persa o quantomeno ti vengono tolti due punti. E quindi in qualche modo compromette... Il eh, eh, se si arriva il alla fiume. fine delle 15 riprese e quindi si va alla lettura dei cartellini, eh, eh, due punti possono essere, eh, anzi sono la differenza tra il successo e la sconfitta. Uh, sicuramente eh, episodi che ha raccontato ehm, eh, Sandro Mazzinghi eh, in diversi libri, perché la sua è stata una carriera non solo sportiva Attenzione. ma anche Perdona, Perdonami, Nicola. Sì, è verissimo. Allora, avete visto questa fase dell'incontro? Dopo il knockdown, ovviamente anche dall'angolo, hanno eh, detto, il fratello Guido ha detto a, ad Alessandro. È il momento di muoversi perché Perché questo adesso è uno svantaggio. Certo, bisogna recuperare. Subito. Lo dobbiamo recuperare. E quindi, eh, siccome Sando Mazzini è stato un grandissimo professionista, sapeva come girare l'interruttore. Abbiamo visto degli scambi veramente eh, belli e nello stesso tempo pesanti. E quello è il Mazzini guerriero che eh, tutti quanti hanno eh, conosciuto. Da questo momento in poi il match cambia fisionomia. Eh, Nino Benvenuti, eh, che è ovviamente anche lui un grandissimo campione, ha capito che è scattata la molla e da questo momento in poi anche lui cerca di approfittare di ogni occasione per indebolire le resistenze di Sandro Mazzinghi. Si va avanti così eh, con, eh, con grande fatica, adesso i due vengono portati all'angolo probabilmente perché c'è stato... Un problema legato forse al pubblico, non, 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 sappiamo. non sappiamo perché l'arbitro abbia interrotto il match. Probabilmente il pubblico rumoreggiante oppure c'era stato qualche momento di alta tensione, magari da uno dei due clan, o quello di Nino Benvenuti o di Sandro Mazzinghi. Ecco, vedete che, come anche Benvenuti, che è un un pugile che lavora da fuori, è obbligato in alcuni momenti ad accettare il corpo a corpo, eh, perché è Sandro Mazzinghi che riesce ad accorciare, come in questa circostanza, la, la strada che c'è tra sé e l'avversario più lungo con l'allungo maggiore e quindi è costretto, ma in, in quelle circostanze Nino non perde, non perde ovviamente occasione anche lui di eh, scagliare dei, dei colpi. E quando eh, Ricola, quando ci sono sul ring due pugili dalle caratteristiche tecniche così differenti, cioè uno, eh, un, eh, un, uno stilista e un fighter, eh, di solito i match sono sempre molto molto interessanti. Per fare fuori una, un bel incontro. Eh sì, Magari Qui vediamo, vedi, accosciato il... proprio il fratello Guido che ancora non avevamo visto. Magari cercava anche Nino Benvenuti il... Eh, il montante destro che gli aveva dato la vittoria qualche mese prima, no? Sì, probabilmente, certo, lo cercava perché... Perché mh... quello è stato un colpo definitivo. Quello è stato un colpo definitivo, il montante destro di Nino Benvenuti è servito in tante circostanze, come anche con il primo incontro eh, con il campione del mondo, Emil Griffith, al Madison Square Garden. Anche in quella circostanza ci fu l'atterramento del campione del mondo... Eh, e poi eh, Nino comunque andò a vincere i punti ma eh, lì pesò quell'atterramento proprio grazie al montante era uno di quei colpi che eh, eh, venivano naturali ecco quando un colpo ti viene naturale non devi stare a riflettere qui parliamo di eh, frazioni infinitesimali di secondo quindi è l'istinto che, che regola il movimento è il colpo d'occhio come si dice e, quindi sì, certamente se si apre il, la strada per il montante ovviamente questo, eh, questo può partire. Eh, è chiaro che eh, Benvenuti, in questo momento campione del mondo, eh, sa benissimo chi ha davanti. Eh, per, eh, per 50 anni si è raccontato di un dualismo che però ha sempre mh, tenuto eh, da conto il fatto che Nino Benvenuti è il simbolo del nostro pugilato, quasi a voler sminuire Sandro Mazzinghi. E questo è capitato in tanti altri sport. Parlando di dualismo, ehm, Coppie e Bartoli. Coppa, Coppie Bartoli, che è il simbolo eh, per eccellenza del campanilismo eh, della tifoseria italiana, ehm, in realtà eh, Ormezzano una volta disse una cosa che può sembrare molto molto brutta. Nei confronti di, eh, di Bartali, ehm, o, scusatemi, nei confronti di eh, Fausto Coppi, eh, era una dichiarazione, un'affermazione un di, di una quindicina di anni fa, vent'anni fa, forse, quindi eh, Coppi era già morto. Dice: La morte cristallizza la leggenda. Ed è questo lo sappiamo, è verissimo. L'abbiamo vissuto in tante circostanze, soprattutto nello sport, quando grandi campioni all'improvviso eh, se ne vanno. E Ormezzano disse perché eh, altrimenti Coppi sarebbe stato senza la morte sarebbe stato un Bartali qualunque. Oh, mh, no. <ride> parole forti. Parole forti, parole forti che però contengono una grande, una grande verità sia per la morte che cristallizza la leggenda e sia perché voleva rivalutare in un certo senso anche la figura di, di Bartali, perché come, come dire se noi abbiamo avuto un campionissimo, eh, Bartali comunque non era da meno, cioè è stata la morte che ha dato un vantaggio al campionissimo nel nostro immaginario collettivo. Eh, tra eh, Benvenuti e Mazzinghi... Il fatto che, che Benvenuti abbia vinto le Olimpiadi, che, che abbia vinto il titolo mondiale dei Super Welter, poi si è andato in America, l'America, eh, uno immagina l'America come la terra promessa e lo era in realtà in quegli anni uno dei pochi campioni. Prima di lui, soltanto Primo Carnera aveva espugnato l'America. Quindi eh, questa, questa fantasia aveva portato Nino Benvenuti a essere l'eroe italiano al di là del pugilato, l'eroe italiano, il grande fratello che noi tutti vorremmo avere. E quindi è chiaro che quando ti trovi a ehm, sfidare non soltanto sul ring, ma anche nell'immaginario collettivo, un personaggio del genere ne vieni ehm, ne esci quasi eh, ridotto, ma adesso mh, lo, do, lo dobbiamo dire perché lo stiamo vedendo, cioè Sandro Mazzinghi era nei super welter a livello di Nino Benvenuti e poi lo ha detto anche Nino Benvenuti lo, più di ogni Infatti lo sentiremo più avanti, ha detto parole molto belle e cariche di significato Nino Benvenuti nei confronti di, di Sandro Mazzinghi. Certo ci sono, eh, e questo svelo un po' le, le parole di Nino Benvenuti, ha detto ci sono i risultati che parlano, cioè sul ring ho vinto io due volte. Ma nel pugilato, in generale, addirittura lui dice: Tu eri pure più forte di me. Esatto. E queste sono le dichiarazioni che noi abbiamo raccolto, che sono diverse da quelle che proporremo eh, più, ta, più, più in là. Eh, sono le dichiarazioni che Nino ha, ha, ci ha rilasciato eh, un attimo dopo aver saputo della morte del suo eh, rivale Sandro eh, Mazzinghi. Pugilisticamente. Sei stato più forte tu, queste le sue parole. E che cosa intendeva? Eh, eh intendeva che quando ehm, tu disputi eh, 20 round, eh, no, di più 21 round per l'esattezza tra i due match, eh, con una persona la conosci a fondo, eh, ne percepisci la forza, l'energia che, che emana. E in un certo senso ne rimani affascinato, probabilmente anche affascinato poi nel, negli anni. Questo, questa ammirazione diventa affascinazione, ma soprattutto ne percepisci la pericolosità. Eh, e quindi, ehm, siccome per come lo conosciamo, Nino, benvenuti, è una persona sincera, eh, sono, sono parole importanti che danno il giusto riconoscimento a uno dei più grandi pugili della storia. Italiana è comunque un campione del mondo che ricordiamo è stato inserito nella nuova Hall of Fame Italia di pugilato. Fa parte eh, comunque del, eh, del gol del pugilato mondiale. Um, stiamo vedendo adesso ancora chiaramente il match tra Mazzinghi e si sta che si sta animando sempre di più, eh? come, come vediamo anche da parte di Benvenuti c'è la volontà quasi di accorciare la, la distanza, perché sa che il picchiatore che ha davanti non si arrenderà fino all'ultimo istante, quindi sarà sempre temibile. Altra caratteristica di Sandro Mazzinghi era il ritmo altissimo, dal primo all'ultimo round. Quando hai di fronte un avversario del genere che non ti consente di respirare, per respirare intendo dire nel gergo di tirare pausa. un po' il fiato, no? Quindi anche semplicemente fare un giro intorno a questo avversario per il ring, qualche secondo in cui puoi tornare a respirare, diventa veramente, veramente eh, dura. Si parla tanto di preparazione atletica di oggi, guardate a pugila, quale pugilato ci stanno facendo assistere questi due grandi campioni. E non c'è Sandro Mazzinghi senza Benvenuti e non c'è Nino Benvenuti senza Sandro Mazzinghi. Questo dobbiamo... Eh, ricordare per sempre, almeno gli appassionati di pugilato eh, credo che lo sappiano bene, l'uno senza l'altro... Hai mm. nominato Primo Carnera, eh, hai nominato chiaramente Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, eh, grandi campioni del pugilato come ce ne sono stati poi anche dopo, adesso qual è la situazione? Rivivivremo mai un'epoca del genere? Parlo di pugilato italiano. Eh, speravo che tu questa domanda non me la facessi mai. <ride> Eh, ovviamente, no, è cambiato, tutto, è cambiato tutto. Vedi, questi due signori che stiamo seguendo in questo documento, lo ricordo storico che gli appassionati eh, vedono eh, per la prima volta dopo, dopo quella serata. Eh, intanto, Amaduzzi, vedete all'angolo di, di Nino, benvenuti, è eh, il, il, il mentore, l'allenatore, insomma. Eh, questi due, questi due atleti magnifici eh, mh, sono mh, i figli, eh, pugilisticamente parlando, di Steve Klaus. Steve Klaus è una figura, è un americano, un allenatore americano, che approdò eh, subito dopo il, la Grande Guerra in, in Italia, nel, nel dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale in Italia, rimase in Italia e eh, insieme ad altri grandi allenatori italiani, lavorò alla costruzione eh, di eh, una scuola più che di pugili, di una scuola pugilistica italiana che è quella che produsse poi ben sette medaglie eh, Olimpiadi di Roma 60, tre ori, tre argenti e un bronzo, e, risultato poi mai più ripetuto a livello olimpico ma che da lì incominciò a sfornare campioni, almeno fino ai primi anni 90, a ripetizione. Erano anni in cui c'era la scuola americana e la scuola italiana. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E poi sono successe tante cose, non siamo qui perché dobbiamo celebrare ovviamente il nostro grande campione Sandro Mazzinghi, non siamo qui a parlare di quello che... E poi è accaduto nei meccanismi pugilistici italiani, però per rispondere alla tua domanda eh, vorrei tanto che eh, un giorno potessimo eh, riavere campioni di questa levatura, eh, ma è più che altro una speranza. Si può, si può fare, ma è una speranza. 17 dicembre 1965, lo hai ricordato un filmato che eh, hai recuperato dalla Teca di Torino? Era tutto in, eh, pellicola. in pellicola. Sono quasi dunque 55 anni che. Sono 55 questo anni non che, non è, che, questo, che questo match non viene trasmesso. Viene trasmesso in questa circostanza eh, da Rai Sport. Uh, abbiamo pensato di trasmettere questo match proprio per la sua unicità e proprio perché, adesso possiamo incominciare a parlarne, perché dopo questo match uh, i rapporti tra i due si interrompono. Quell'atterramento che abbiamo visto nel corso della seconda ripresa, dovuto uh, a un gancio destro di Nino Benvenuti, um, in parte assorbito da Sandro Mazzinghi che si rialza all'istante però porta l'arbitro eh, Giacinto Aniello al conteggio fino all'otto, come prescrive il regolamento. Questo comporta ehm, due punti in meno e quindi la ripresa che è persa. Ovviamente il match che andrà avanti fino all'ultimo round eh, si porta a questo fardello, questo ritardo, questo svantaggio meglio, di Sandro Mazzinghi se lo porta dietro e alla fine... A distanza di un giorno o due, quando è tutto quanto ormai è fermo e si può riflettere, si può andare a rivedere magari la registrazione del match. Sando Mazzinghi comincia a lamentarsi del fatto del conteggio. Eh, secondo lui era scivolato: cioè il colpo c'era stato, ma era stato in influente, era finito a terra e quindi non doveva essere contato. Questo anche secondo il proprio angolo e ovviamente tutto il, il clan. Alla fine il verdetto sarà di misura e su questa misura peseranno moltissimo quei due punti, quei due punti in meno. E quindi eh, in un certo senso è come se eh, il, il clan di Mazinga avesse voluto ricriminare nei confronti dell'avversario, come eh, sì, sul ring, se non ci fosse stato. Nino Benvenuti, ma un altro, ma un altro eh, pugile. Probabilmente l'arbitro non eh, sarebbe stato eh, così sensibilizzato o, o intimorito dalla presenza di Nino Benvenuti, ma, mh, non fu ben chiaro quali furono i meccanismi che portarono a, eh, o comunque sia, non v'è certezza, eh, i meccanismi che portarono a un a un congelamento dei rapporti tra eh, questi due pugili. Eh, Nell'arco degli anni 50, e sono tanti, eh, sì, sì. in realtà qualche incontro eh, in occasioni pubbliche tra di loro c'è stato, perché il cerimoniale lo imponeva, la serata lo imponeva, eh, e quindi magari davanti a un fotografo i due che sorridono, però questo avvenne soprattutto negli ultimi anni. I rapporti tornarono a scongelarsi per l'esattezza in occasione degli 80 anni di Nino Benvenuti, quando andammo eh, noi di Resport a fare un'intervista. In quella circostanza, attenzione che c'è stato eh, un, un richiamo ufficiale dell'arbitro eh, nei confronti di Nino Benvenuti. Quindi, questo va anche un po' a. Se vogliamo appareggiare un po' il, i, i conti, lì è un punto mh, detratto. Eh, Quindi ma praticamente questa ripresa... Eh, beh, insomma, è a, un punto che si ritrova in meno di penalizzazione. E il, in quella circostanza, Nino, benvenuti in questa intervista, parlando eh, inevitabilmente del suo eh, avversario storico. Eh, mh, eh, ammise che eh, lui è, era nino benvenuti perché era nino benvenuti perché mh, aveva avuto un avversario così duro come eh, Sandro Mazzinghi. e parlando rivolto alla telecamera gli disse eh, salutandolo che se era davvero così grande e così famoso e così importante, una buona parte della sua carriera e quindi del suo prestigio lo doveva a lui e gli lanciò un bacio. Ciao Sandro, ti voglio bene. Eh, questa, ehm, questa cosa eh, giunse ovviamente a Sandro Mazzinghi. Una eh, cosa, come dicevi prima, anche per il carattere di Nino, benvenuti è assolutamente. Eh, spontanea, e non preparata spontanea dopo 50 anni, più di 50 anni. Prova a immaginare il piacere che può aver fatto a me in quanto certo, giornalista certo. che vai a fare un'intervista e, 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 e un campione ti dice ti voglio bene, Sandro Mazzinghi, insomma, non Nino che fa questo riconoscimento. Quindi sì, certamente, eh, grande sorpresa e eh, grande felicità. Eh, un poco tempo dopo, eh, Nino, benvenuti, viene ricoverato per un piccolo intervento chirurgico, nulla, però si erano vissute ore un po' di apprensione anche perché parlavamo, parliamo di, un, di una persona di una certa età, questo è accaduto lo scorso anno, quindi a 81 anni e qui c'è un altro richiamo ufficiale, il match sta diventando sempre più duro, adesso torneremo nel, nel pieno di questo, di questo incontro. Ehm, Arriva eh, sul letto d'ospedale dove Nino è ricoverato la telefonata di Sandro Mazzini. Eh, la telefonata giunge al telefono della moglie Nadine, che è lì e Nadine fa a Nino: è Sandro che ti vuole. E Nino, ovviamente, eh, lì per lì non riesce a capire chi è Sandro, perché ovviamente ne conosce tantissimi di Sandro o di Alessandro. E però è bastato veramente una, una vocale per riconoscere l'accento toscano e la voce un po', un po alla Barbie, <ride> per perché a una certa età aveva la voce un po' rauca. Eh, ed era Sandro Mazzinghi che, che gli dice: So che non stai tanto bene, però ti faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione. No? E quindi, in un certo senso eh, ricambiava il, il bacio che Nino gli aveva, eh, gli aveva mandato eh, attraverso eh, l'intervista. Insomma, questo per dire che qui vediamo due grandi avversari, vediamo due persone che non si sono parlate per, per decenni, eh, ma che in realtà non sono mai stati dei nemici, assolutamente, non potevano. Non potevano esserlo. Stiamo andando avanti con questo match. Tra poco andremo alla eh, conclusione. È un match durissimo: uno dei più duri, più belli eh, di quegli anni e soprattutto faticosissimo. Al termine, non so se eh, questo me lo dicevi tu, me lo ricordavi tu, al termine, entrambi dovettero ricorrere a delle cure speciali. Addirittura Nino, benvenuti. Andò a prendersi dell'ossigeno, distrutti, no? dell'ossigeno da una bombola che, eh, perché erano veramente senza fiato entrambi. Eh, ecco il, il, il gancio destro basso sul fianco proprio di Mazzinghi, proprio a cercare di spezzare il fiato a ah, Nino Benvenuti. I colpi bassi, i colpi sotto, no, scusate, i colpi bassi, i colpi sotto al corpo. Eh, ovviamente tagliano, come si dice in gergo, il fiato, cioè fanno molto male, veramente molto male, più dei colpi che arrivano al volto e, e ti chiudono il diaframma e quindi ti lasciano senza, in, in affanno, in debito di ossigeno. È ehm, l'approccio di Mazzinghi eh, ideale eh, in quanto fighter, quindi in, in quanto pugile abituato a lavorare proprio sotto la guardia. e continua senza sosta senza risparmiare ovviamente il bersaglio alto eh, era un pugile completo Sandro Mazzinghi, un pugile veramente bello con grande capacità poi di movimento e di spostamento. Guardiamo per un istante anche le gambe di Sandro Mazzinghi, eh, gli spostamenti che fa rispetto al proprio avversario. Eh, si trova spesso in posizione favorevole, quindi fuori della linea d'attacco eh, di, di Nino Benvenuti per poter eh, agire con ganci e, e montanti sia al corpo che nella parte alta ecco come in questa circostanza con uno spostamento a destra è riuscito a piazzare anche un gancio sinistro stiamo, stiamo vedendo una box eh, di altissimo livello veramente una dimostrazione tecnica che può essere tramandata eh, come esempio di, proprio di, di tecnica pura e che può anche essere insegnata, visto insomma prima te lo, te lo accennavo, nella carriera letteraria di Sandro Mazzinghi c'è anche un La box in 23 lezioni del 1964, quindi quando era ancora in attività ed era anche campione del mondo in carica, primo libro di Sandro Mazzinghi, La box in 23 lezioni. Eh, quindi una box da insegnare. Poi tanti, eh, tanti altri libri, anche biografie come eh, Pugni Amari di Michelangelo Corazza e Mario Braccini del 1993 che ha vinto anche il premio Bancarella Sport nel 1994 e poi l'ultimo 2003 sul tetto del mondo, diario di un pugile nei suoi ricordi, sempre a cura di Michelangelo Corazza eh, ma scritto eh, da Sandro Mazzinghi, quindi anche scrittore. Eh sì, anche scrittore e anche cantante anche per diletto, cantante, ovviamente sì. anche se un paio di eh, brani sono stati incisi. Eh, ecco il montante destro che tu avevi chiamato prima, è stato un esempio, per fortuna era un po' a distanza e quindi non ha potuto scaricare tutta eh, la potenza, eh, però era un colpo che a Nino Benvenuti usciva in, in automatico, ma come del resto... Eh, tutti i ganci, il gancio sinistro di Sandro Mazzinghi, guarda come è ben protetto, chiuso con la guardia alta, veramente un um, pugile eccellente. Dicevamo il primo libro, sì il primo libro non poteva che essere un compendio di esperienza che Sandro Mazzinghi eh, volle fare eh, e che um, è stato un grande contributo eh, al pugilato nazionale. Perché il, la tecnica che era in suo possesso era di primissimo ordine. Parliamo di un campione, un bicampione del mondo, eh, in una categoria prestigiosa, quella di Super Welter, come anche di un campione europeo. Questo è stato nella carriera Sandro Mazzinghi, in un momento in cui eh, il pugilato eh, era di un livello tale che per certi versi mh, si era anche sfortunati. Eh, dipende sempre dal periodo no? in cui tu ti trovi a, a duellare. Eh, bisogna vedere quali sono gli avversari e gli avversari in questi anni erano tra i più forti che si siano mai, eh, mai visti. Eh, forse in queste categorie abbiamo dovuto aspettare gli ultimi anni eh, proprio con pugili come... Eh, Canelo, il, eh, Alvarez eh, o come Golovkin, Pesimedi, ma anche, ma anche come Floyd Weather Jr., cioè eh, mh, pugili che hanno cambiato un po' anche eh, gli stilemi tecnici, eh, mh, il loro approccio è diventato anche più fisico. Qui noi vediamo la nobile arte, la nobile arte nella sua dimostrazione massima. Ultime fasi di questo round tra ehm, Sandro Mazzinghi e Nino eh, Benvenuti. Lo ricordo, questa è la eh, rivincita dell'incontro per il titolo mondiale. 17 dicembre 1965 al Palasport di Roma. Rivincita dopo invece eh, l'incontro eh, che c'è stato. A Milano, vinto sempre da eh, Nino Benvenuti, vanno all'angolo e noi allora ne approfittiamo per andare in uh, pubblicità. Torniamo subito e vediamo le fasi finali di questo match. Restate con noi di nuovo insieme per uh, seguire le fasi finali dell'incontro tra uh, Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti, rivincita del uh, campionato mondiale. Eh, fissata il 17 dicembre 1965 al Palazzo dello Sport di Roma. Se le sono date di santa ragione fino a questo momento. Dani. Un incontro durissimo, un incontro da, tra due grandissimi campioni. Vedete anche l'incoraggiamento nell'angolo di Nino Benvenuti il continuo massaggiare spalle e gambe, ma soprattutto l'incoraggiamento che dagli angoli qui è il fratello di Sandro Mazzinghi che stiamo celebrando in questa circostanza Guido, il fratello Guido ehm, che dà le raccomandazioni per eh, tornare davanti a benvenuti in questa rivincita che stanno eh, cercando in tutte le maniere per riportare questo mondiale che era stato di Sandro Mazzinchi. Qui lo vediamo che va, si lancia proprio quasi di peso, quasi a contatto con l'avversario, con due colpi dritti che se fosse rimasto lì probabilmente sarebbero andati a segno. L'abbiamo detto, ma soprattutto eh, amici sportivi l'avete visto eh, in tutte queste eh, riprese. Quanto eh, sia stato eh, acceso il match, il ritmo elevatissimo dopo la prima ripresa di studio c'è stato l'atterramento di Sandro eh, Mazzinghi che andrà a pesare poi sul verdetto finale. Da quel momento il pugile di Pontedera eh, cambia marcia. Cambia marcia e va all'assalto di Nino Benvenuti che detiene questa eh, corona mondiale perché gliela vuole togliere a tutti i costi. Eh, abbiamo assistito e continuiamo a vedere un pugilato di un eh, livello altissimo, eh, nonostante la correttezza, avete visto questo gancio basso destro al fianco di Nino Benvenuti è stato fermato all'istante dopo lo stop dell'arbitro. Eh, automatismi sì da parte dei pugili ma eh, grande correttezza. Campione italiano, hai parlato per un attimo di Guido Mazzinghi, campione italiano dei pesi medi tra i professionisti dal 56 al 58, grande pugile anche il fratello maggiore, quasi sei anni di differenza tra Guido Mazzinghi e Sandro. Sì, l'uomo che ha portato appunto Sandro Mazzinghi in palestra per la prima, per la prima volta, eh, vinse anche il guanto d'oro d'America, il fratello Guido. E, è stato un gran bel pugile dal record importante, una sola sconfitta, ma lo ricordavi tu in avvio eh, di trasmissione, e, e soprattutto essendo il fratello maggiore era una, una, una guida affidabile, una guida di cui eh, Sandro si è eh, fidato per tutta eh, la vita. Eh, sia perché i consigli tecnici erano, venivano da un, un, un gran bel pugile professionista e soprattutto perché, il fratello, quando hai un fratello maggiore eh, e tu nasci eh, con, 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 questi, con questi parametri, ovviamente eh, puoi fidarti di lui e, e non puoi fidarti di nessun altro. Finisce qui. Eh, questo altro round, io ho perso il conto, il conto dei round, eh, non so se hai tenuto tu, ma comunque dovremmo essere ormai a pochissime eh, riprese, un paio di riprese, qui vedete spostamenti di telecamere perché è veramente la registrazione eh, di eh, quella serata qui a Madozzi che tiene con la mano sinistra. La cintura protettiva della conchiglia di Nino Benvenuti la tiene distaccata dal plesso solare per favorire la respirazione. Ha un modo di sedere Nino Benvenuti quasi sdraiato sullo sgabello eh, e non è un modo eh, usuale, per la verità. Questo è un altro segnale di quanta stanchezza possa avere il campione in carica. Eh, stessa cosa. Eh, possiamo dire di Sandro Mazzinghi, certamente molto stanco, però l'approccio a questo nuovo round c'è stato eh, quasi con una, una corsa, un saltellio verso il centro del ring. Un centro del ring che è stato tenuto per quasi tutte le riprese proprio dallo sfidante, da Sandro Mazzinghi. E questo anche eh, fa capire eh, il carattere eh, del pugile Sandro Mazzinghi. È stato ricordato oggi nel corso del funerale anche dai concittadini eh, di Pontedera, è come un uomo magari di poche parole, magari dal carattere a tratti un po' ruvido. Eh, del resto non sarebbe un toscano, eh, come, come si dice? È un, è un uomo della, della, della terra della Toscana, da bambino lavorava alla terra subito dopo la ricostruzione eh, dalla seconda guerra mondiale e quindi mh, sa bene quali sono i sacrifici di una vita eh, fatta eh, dal voler tirare fuori proprio dalla terra lo stretto necessario per, per vivere e per sopravvivere ehm, il pugilato ha rappresentato per lui più che per Nino Benvenuti per la verità il vero riscatto da una Uh, vita che sembrava quasi scritta, quindi contadino da bambino, mh, povertà, tanti sacrifici eh, e quindi il pugilato era veramente il grande riscatto: la possibilità di andare in giro per il mondo, conquistare qualcosa di importante, quindi conquistare borse eh, importanti, diventare se non rinco, ricco, quantomeno cambiare la propria eh, esistenza. E, e imparare anche un mestiere perché sono molti i pugili che terminata la carriera sono rimasti nell'ambiente come promotore o come allenatori o perché hanno aperto eh, grazie al loro eh, nome, l'hanno saputo spendere bene e quindi il bambino, il 14enne Sandro Mazzinghi capisce che attraverso il pugilato ci si può riscattare da una vita che lo aveva, come dire, una vita difficile, dura eh, fatta di eh, sacrifici. Mm, Nino Benvenuti viene da una famiglia di pescatori, eh, però mh, avevano mh, il negozio dove vendere il pesce che pescavano, a Isoladistria questo accadeva, eh, aveva, un, avevano un palazzetto eh, nel paese di Isola Isoladistria e poi avevano dei terreni, e quindi una famiglia eh, che eh, a cui non mancava assolutamente aveva qualche possibilità in più esatto diciamo. non mancava assolutamente eh, nulla poi chiaro anche per Nino le cose sono cambiate con l'esodo eh, dall'Istria verso Trieste sappiamo eh, dopo, dopo la guerra e quindi tutto quello che era il benessere che la famiglia di Nino Benvenuti aveva costruito si è, eh, è andato perso è stato sequestrato è stato sequestrato proprio dalle milizie jugoslave, eh, si è ritrovato a Trieste a dover ricostruire, però aveva già iniziato la sua avventura pugilistica. Eh, per, un, per un istante, ecco una cosa strana di questo documento che abbiamo recuperato, vale la pena di andarlo a vedere, quello che avete visto sulla, mh, sulla, in quel frammento, in quella telecamera gettata lì eh, per sbaglio, è lo stesso, orologio, lo stesso orologio che venne utilizzato durante le Olimpiadi di Roma 60, che è una sorta di rotore che gira e quindi fa vedere il tempo che passa, il round che passa e sul display luminoso... Eh, C'erano i nomi dei due eh, contendenti, un particolare quindi più di, di cinque anni dopo. Esatto, no, lo dico perché non è, ovviamente fino adesso abbiamo visto soltanto il quadrato e poche persone dietro, eh, ma non abbiamo avuto nessun, eh, nessuna immagine eh, ambientale. Parlavamo prima di condizioni economiche, Davide, quindi la differenza anche tra eh, Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti. Sandro Mazzinghi a proposito di questo, ebbe nel Cavalier Borghi, un, come lui spesso lo ha definito, un, un secondo padre, il eh, patron della Ignis che eh, eh, lo, eh, insomma, foraggiò tutte le, le sue eh, attività pugilistiche. Hai fatto bene a ricordarlo perché, eh, se eh, in quegli anni eh, noi amici eh, sportivi stiamo. Chiacchierando su queste immagini sembra quasi irriverente nel documento importante che vi stiamo offrendo e, nella, ehm, e, e per quanto riguarda la storia di entrambi i pugili in questa circostanza, soprattutto di Sandro Manzinghi. Eh, mh, però ovviamente mh, non c'è nulla da aggiungere a quello che voi state seguendo. Sono immagini ed è un pugilato che si commenta da, eh, da solo. Eh, e quindi per questo Mm, possiamo anche parlare di borghi in effetti. Eh, diventa fondamentale in questi anni eh, per ogni campione avere un mecenate, avere un appassionato che investe soldi. Mm, oggi purtroppo in Italia non avviene più questo, cioè il pugile ha il suo lavoro e poi nei ritagli di tempo. Va faticosamente in palestra e poi va all'arrembaggio all'estero per la conquista di qualche titolo intercontinentale. Eh, All'epoca, se tu volevi eccellere a livello mondiale anche in Italia, dovevi per forza avere un patron, dovevi avere una persona che garantiva attraverso il proprio sponsor eh, gli allenamenti, gli spostamenti, la logistica la richiesta di un massaggiatore, di un allenatore, di un fisioterapista, di un nutrizionista o quantomeno di un cuoco che durante una trasferta cucinasse le cose giuste per il tuo organismo, per il tuo fisico e per non rischiare di mangiare qualcosa che potesse far male. Ebbene, tutto questo personale al seguito del campione, e questo vale sia per Sandro Mazzinghi, Borghi, ma anche per Nino Benvenuti che per chiunque altro eh, costava tanti tanti soldi. È chiaro che il patron poteva avere, eh, grazie al suo atleta vincente, eh, l'occasione per tornare a eh, poi da guadagnare al, anche la sua fetta. Esatto, anche, non solo immagine ma anche a guadagnare la sua fetti, fetta di percentuale perché si va ad investire. Su un pugile, e anche questo era un segnale molto importante. Quando arrivavano allenatori importanti o sponsor importanti, vuol dire che c'era stoffa. E sin da subito hai fatto benissimo a ricordare anzi Borghi, perché Borghi si avvicina a Sando Mazzinghi proprio nei primi momenti, nei primi passaggi da professionista e non lo mollerà per tutta la carriera. Una carriera tra l'altro molto lunga, più lunga di quella di Nino, benvenuti se no, vado, vado a spanne, se non ricordo male è durata 15 o 16 anni la carriera in totale di, sì, lui si, si, di si ritira Sandro Mazzinghi. Nel, si ritira una prima volta nel, eh, nel 69 polemicamente per un paio di incontri dopo aver ripreso eh, la, 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 corona di, la, la, la cintura di campione del mondo ehm, con Kim il so Kim. coreano Kim So-Ki ehm, per due sconfitte che insomma, lo hanno l'hanno amareggiato non poco e poi riprende e smette ufficialmente nel 1979 addirittura ufficialmente. Eh. Esatto, credo no, nel stiamo, sto verificando, riprende nel 76 e nel poi 78, tenendo... nel 78, nel 78, nel 78. 78 sì, sì, poco importa, ma insomma, è stata comunque una carriera molto molto lunga. C'erano state queste due sconfitte, sì, con molte polemiche, in realtà il match a cui facevi riferimento era quello di, eh, Fre contro Freddy Little al Palazzetto dello Sport di Roma ed era appunto il eh, mondiale, la difesa del mondiale che aveva vinto contro Kisokim perché ci fu una eh, testata da parte eh, di Little. Eh, per questa ferita provocata a Sandro Mazzinghi, eh, Little fu eh, squalificato. In questo caso... Eh, il verdetto è un no contest, cioè non c'è verdetto in pratica. Eh, ma le cose strane che eh, accadevano all'epoca e accadono anche oggi ogni tanto nel pugilato moderno è che il World Boxing Council, perché il titolo mondiale eh, raggruppava le due cinture, eh, WBC e WBA, ebbene il World Boxing Council depennò in quel caso per squalifica di Little anche il Mondiale eh, di Sandro Mazzinghi che Sandro Mazzinghi aveva eh, conquistato ma la cosa strana è che il WBA cioè il, il, il World Boxing Association in realtà conservò il titolo di Mazzinghi cioè per la WBA Mazzinghi era ancora il campione della e quindi sì. certamente mh, che ci furono delle polemiche certamente che eh, Sandro Mazzinghi era stato sul punto di, di abbandonare eh, veniva già da dieci anni di attività intensissima in cui aveva comunque vinto tutto aveva vinto due mondiali non aveva, vinto, sì, aveva vinto anche l'europeo quindi ehm, certo stimoli non ce n'erano di più se non quello economico qui c'è un altro richiamo per Nino Benvenuti Guidiamoci queste, se sei d'accordo Nicola, certo. queste ultime eh, riprese che sono eh, un altro momento importante di questo match che eh, passa attraverso delle fasi fondamentali. Seconda ripresa, knockdown di Mazzinghi, conteggio. È da lì che poi nascerà la polemica. Eh, Mazzinghi da quel momento e fino a questi istanti e dà fondo alle proprie energie, alla propria tecnica, al proprio cuore soprattutto. Eh, Sandro, benvenuti, è in affanno, fatica, Nino. e poi... Eh, eh, sì, eh, scusami, eh, beh. Eh, Nino, benvenuti. vedi quando si dice che non è veramente... Che non ci può Cioè, essere sono uno due senza nomi indissolubili, esatto. non ci può essere l'uno senza l'altro. Eh, Nino, benvenuti. Cerca di arginare la veemenza di Sandro Mazzinghi, iniziata dalla terza ripresa eh, fino a, questa, a queste ultime fasi dell'incontro. Passiamo anche attraverso a un richiamo ufficiale per Sandro Mazzinghi e un, un richiamo ufficiale anche per Nino Benvenuti. Questo perché va a, un po' a bilanciare eh, quello che poi ritroveremo sui eh, cartellini dei eh, giudici. E sui cartellini dei giudici. Ritroveremo un match in favore, lo possiamo dire perché ovviamente non vi stiamo eh, riproponendo un qualcosa eh, di mai, mai visto né lo vogliamo spacciare per, per tale, saremmo veramente eh, ridicoli. Eh, la vittoria unanime va a Nino. Benvenuti, avete visto il famoso montante, adesso per fortuna non è arrivato nel momento giusto, nel tempo giusto e comunque assorbito anche da... Eh, Sando Mazzinghi, e, e quindi ci sono vari momenti e i giudici poi alla fine decreteranno il successo all'unanimità. Eh, confermeranno campione del mondo dei Superwealth eh, Nino eh, Benvenuti, eh, per i giudici stessi. Deve essere stato difficilissimo eh, confermare o meno questa, questo verdetto perché. È un match in cui entrambi hanno scambiato colpi precisi in egual misura. Hanno mostrato eh, tantissima volontà di vincere. Forse Sandro Mazzinghi, venendo avanti costantemente, tenendo il centro del ring costantemente, eh, possiamo dire che ha fatto, come si dice in gergo, il match. Quando si dice eh, ha fatto il match, vuol dire che è lui che si è reso protagonista con la maggiore intensità, attività, eh, con l'iniziativa. E questo anche è un metro di valutazione poi al termine di un, di un match. Certo, per contro avevamo un campione del mondo. Sappiamo che un campione del mondo può fare in alcuni casi un po' meno dello sfidante. È dallo sfidante che si attende il maggiore lavoro. E ha onorato al meglio il ring eh, Sandro, Mazzinghi. Sandro Mazzinghi che verrà, uscirà da questo ring sconfitto per la seconda volta, eh, però assolutamente più che a testa alta, alla pari, alla pari con Nino Benvenuti. Un uh, grande match che sta per uh, eh, terminare, siamo davvero alle, alle fasi conclusive di questo match che eh, insomma, consegnerà la uh, vittoria eh, a uh, Nino Benvenuti che conserverà. Il, il titolo mondiale, da lì poi una lunga strada per eh, Sandro Mazzinghi prima di riconquistare il mondiale, ma lo vedremo, lo vedremo tra poco nel corso del nostro speciale. Eh, dicevi, alla fine di, di questo match ci saranno eh, gli abbracci di Rito, ci sarà anche eh, Mazzinghi che alzerà al cielo il braccio di Nino, benvenuti in segno di... Mm. Sì, eh, lo fa anche Nino Benvenuti, lo fa anche Nino Benvenuti e Sandro Mozinghi, entrambi. No, entrambi si... di, di rispetto e poi però, appunto, come avevi detto, come avevi ricordato tu, Davide, eh, rivedendo il, il match, ripensando al match nelle ore successive, eh, viene fuori questa, questa polemica che di fatto li allontanerà per più di 50 anni. Ma certamente, certamente, lì nel momento in cui si attende, poi tra l'altro eh, si eh, attenderà tantissimo, noi non, ovviamente non vi mostriamo l'attesa del verdetto perché il, dal, nel filmato si, si salta un po' velocemente verso la eh, conclusione con il verdetto, passa tantissimo tempo. E questi sono segnali eh, sempre... Di poca decisione da parte dei sì, giudici? Sì, certamente, certamente. Quando eh, l'attesa del verdetto si prolunga per tanti tanti minuti, in questo caso per decine di minuti in quella circostanza, vuol dire che c'è difficoltà da parte dei giudici o di un giudice. Ecco l'ultima ripresa: l'ultima ripresa avete visto? Eh, quasi l'abbraccio tra i due. Quasi l'abbraccio tra i due. Vogliamo fare una cosa, vogliamo provare a commentarla insieme su questo e uh, no ma commentarla maestro, insieme Davide. come stiamo facendo eh, dall'inizio eh, perché nell'ultima ripresa Nicola di solito eh, entrambi eh, danno eh, il massimo eh, possibile anche per impressionare i giudici abbiamo visto il bel gioco sinistro la replica di eh, Sandro Mazzinghi eh, è proprio in queste ultime riprese che eh, Nino Benvenuti ha, ha dato tantissimo per recuperare uno svantaggio che in effetti nella parte centrale del match aveva accumulato nei confronti di Sandro Mazzinghi. Le energie ormai sono quelle che sono, viene meno anche la lucidità, però provate a immaginare 15, eh, 15 riprese a questa intensità, con questi scambi così pesanti, con dei guanti, lo vogliamo ricordare, eh, piccoli, ehm, di vecchia fattura, di vecchia genesi, quindi non più come oggi con materiali speciali eh, che tendono a proteggere e la mano e ovviamente il volto eh, del, dell'avversario, ma erano guantini duri. Che facevano male? Facevano molto male. Eh, All'interno il guanto aveva la fasciatura da professionista, che è una fasciatura molto speciale, che rende il pugno veramente duro come uno zoccolo. Quindi poi il guanto che serve per eh, far sì che non eh, vengano eh, ad aprirsi delle ferite, soprattutto a contatto della, della pelle con, con le ossa. Eh, colpi del genere eh, si, eh, andavano evitati a volte parlando con gli appassionati si vede la differenza tra il pugilato di oggi che spesso è fatto di molti più pugni però guardate quanti se ne stanno scambiando in questa circostanza eh, tanti più eh, pugni eh, sì ma c'era un motivo perché all'epoca c'era molta scherma ovviamente la difesa veniva curata al massimo la maggior parte dei colpi si dovevano schivare, ma soprattutto il colpo dall'inizio alla fine si cercava di non prenderlo. Può sembrare banale quello che sto dicendo, è normale che uno non prenda il colpo, ma oggi nel, nel pugilato si può anche andare a faccia aperta, eh, incassare un pugno o due perché si porta a termine la, la combinazione. Ma quei pugni là era meglio veramente non prenderli. Finisce ecco l'incontro. È, è finito il match. del secondo match, la rivincita: Palazzo dello Sport di Roma, 17-12-65. Questa è la rivincita. E non resteremo in attesa, come ricordavi, del, del verdetto perché ci è voluto ta davvero tanto. Sì, Avremo... il, filmato, il filmato ovviamente è tagliato, quindi si arriverà tra poco, ma non ce n'è assolutamente bisogno. Aspettiamo semmai questo. Più che altro per la, la, la nostra regia eh, guidata da Giampaolo Salomone, eh, mh, mh, semplicemente per far vedere l'abbraccio fra i due. Eh, abbiamo voluto proporre questo documento che ricordiamo abbiamo eh, scovato nella Teca di Torino, documento storico che era in, in Bobina. Eh, abbiamo. Ho veduto a farne una, una, una copia per proporvelo, perché il famoso dualismo tra Sandro Mazzinghi e Nino Benvenuti parte proprio da questo rematch, eh, tra questa rivincita. Eh, la, la polemica mh, andrà avanti proprio eh, dopo, questa, dopo questo incontro per via di quel conteggio che avete visto alla seconda ripresa, conteggio che secondo Sandro Mazzinghi era assolutamente da evitare eh, perché era finito a terra eh, scivolando. Eh, non stiamo qui a scoprire se è veramente andata così, eh, non importa, importa è che questo è un documento che dalla, da quella sera non si era più visto, ve l'abbiamo voluto riproporre, eh, avete visto un match eh, di una bellezza rara. Due supercampioni, un pugilato di Serie A, eh, un pugilato mondiale nel caso di dire. Assolutamente, va. eccolo qui. Allora, eh, Sandro Mazzinghi che va a, a complimentarsi con uh, Nino Benvenuti, eccolo qui. Il momento in cui entrambi alzano l'uno il braccio dell'altro al cielo perché insomma sono stati i protagonisti davvero di un match storico, un match leggendario che ha premiato ancora una volta. Nino, benvenuti. Questo è eh, il nostro speciale dedicato a Sandro Mazzinghi che è scomparso due giorni fa, sabato, nella sua Pontedera e a Pontedera eh, è voluto andare, ha preferito andare eh, Sandro, eh, Nino Benvenuti per salutare in privato il suo grande rivale, un uh, gesto che ha emozionato moltissimo eh, i figli David e Simone, eccolo qui, eh, queste sono le immagini dell'ingresso dell nella Camera Ardente, grazie a uh, Stefano Cardinali al coordinamento e a Giampaolo Salomone in regia, i momenti molto toccanti, molto emozionanti per Nino Benvenuti, i cui va a salutare il suo rivale di sempre, Sandro Mazzinghi, un gesto eh, che, come dicevo, ha emozionato moltissimo i figli eh, David e Simone che l'hanno eh, ringraziato eh, pubblicamente. Sì, lo hanno accompagnato proprio dal, dal proprio genitore e, e qui vediamo la commozione di Nino, benvenuti. Eh, che si è soffermato per circa 30 minuti ehm, a parlare con il suo amico, come aveva fatto sia con noi, appena saputo la notizia, ave... con Mazzinghi ha avuto spesso l'abitudine di rivolgersi in prima persona. E, e lì, ecco il figlio eh, Simone, David e Simone Mazzinghi, i due figli che eh, Sandro Mazzinghi ha cresciuto dopo la morte della madre e che negli ultimi anni ovviamente mh, sono stati vicini al padre eh, quando le condizioni eh, di salute eh, sono, un po', sono un po' peggiorate. Qui vediamo un guantone con la firma. Sul, sul feretro e eh, la commozione, ecco qui anche la, la moglie di Nino Benvenuti, eh, Nadine Bertorello. Eh, una commozione che conoscendo Nino benvenuti da tantissimi anni, noi tutti lo conosciamo da tantissimi anni, perché anche attraverso la televisione i suoi tanti lavori con eh, Rai, Rai Sport eh, non, non l'avevamo mai visto piangere così, con così Singhiozzi mai, mai veramente e molto emozionanti sono emozionanti e cariche di, di significato sono state allora. le parole di Nino Benvenuti proprio eh, al termine di questa visita a Sandro Mazzinghi nella Camera Ardente sentiamo devo ringraziarvi per avermi invitato a venire a dare l'ultimo saluto al grande guerriero, al mio più glorioso avversario che abbia mai incontrato, e che vincitore vinto è stato per entrambi un grande momento. E dire che sono addolorato è superfluo, ma. Devo dire però che è stato riservato quello che merita un grande campione, un grande uomo come è stato lui. E state tranquilli che da lassù vi ringrazierà e vi ricorderà a dovere. Posso... Ciao Sandro. Si stavamo vociferando di un possibile documentario sulla vostra sfida negli anni 60 che vi avrebbe visti, intervistati. C'è un rimorso nel vostro rapporto? Non c'è un rimorso, che vuoi che sia rimorso? Lui è stato grande da una parte, io sono stato altrettanto grande dall'altra. Ma non c'è da fare differenze in modo più assoluto perché io l'ho rispettato moltissimo per ciò che riusciva a fare sul ring, perché io lo so come si sta lassù sul ring e lui ci stava veramente bene e con l'onore per lo sport che faceva, che abbiamo fatto. Io sono onorato di averlo incontrato, di averlo battuto, è stato quello che... È la differenza, quello che fa naturalmente in un combattimento si vince e si perde, ma nessuno è battuto. E... e lui non è stato battuto. Lui ha avuto la sconfitta, io la vittoria, ma per entrambi c'è stato l'onore di un grande combattimento che come si vede guardo un po' che cosa ha rigenerato con tutti che non dimenticheranno mai quei momenti e lo hanno dimostrato e l'avete dimostrato, lo abbiamo dimostrato qui, oggi. Ciao Sandro. Davide, davvero poco da commentare su queste parole di Nino Benvenuti, davvero cariche, cariche di, di emozione e di significato, parole rilasciate al nostro collega della sede di Firenze Andrea Marotta. Sì, assolutamente, non c'è assolutamente nulla da dire, due, due cuori che sono stati distanti per mezzo secolo in realtà erano, sono sempre stati molto, eh, molto vicini. E quindi questo era il rapporto tra eh, Benvenuti e Mazzinghi e, e poi c'è un altro evento molto importante che ci riporta il nostro Sandro Mazzinghi sul tetto del mondo. Sì. Eh, nello sport, eh, quante volte ci capita Nicola, eh, è difficile diventare campioni, poi diventarlo a distanza di anni. A volte è ancora è più difficile. difficile no? Abbiamo visto anche la, la nostra eh, campionessa Pellegrini, per esempio, vincere quando ormai sembrava eh, in, in, eh, vicino al declino, invece no, rinascere un po' come... E, e questo è quello che è accaduto a Sando Mazzinghi, ma non per caso, perché stiamo parlando di un guerriero, del guerriero del pugilato italiano. Una lunga rincorsa quella di Mazinghi dopo la doppia sconfitta con Benvenuti ricomincia dal titolo europeo conquistato a Roma nel 66 e difeso prima a Stoccolma e poi altre tre volte tra Roma e Milano. E da campione europeo si presenta eh, di fronte al coreano Kim So-Ki che qualche mese prima aveva battuto proprio Nino Benvenuti a Seoul. L'incontro va in scena allo stadio eh, San Siro. Di eh, Milano con uh, 40.000 persone ad assistere eh. al match che vale la cintura di campione del mondo. Esatto. E noi questo match. Sì, noi questo match ce l'abbiamo adesso lo, lo vediamo. Intanto, qui vediamo ecco, un frammento che non fa parte del match, ma eh, l'abbiamo trovato. Eh, sempre techerai. E, e quindi questo è l'arrivo. Ecco, Guido Mazzinghi più grande. Scorta il fratello Sandro Mazzinghi. E questo è un primissimo piano di Chi Su Kim e Nino Benvenuti presente ovviamente tra i tanti altri in questa spettatori. platea che tu ricordavi quella di, eh, dello stadio di San Siro con 40.000 secondo alcune stime 40.000 altri dicono 60.000 ma poco importa erano, erano anni in cui gli persone. stadi gli stadi veramente si riempivano e ehm, eh, Sandro Mazzinghi in un momento in cui da molti veniva dato in una fase calante della propria carriera, perché erano già tanti anni in cui era in attività, va a sfidare il campione del mondo dei super welter, un coreano del sud, nato nella Corea del Nord, poi ovviamente mh, passato in Corea del Sud e per questo è, ha potuto fare la sua attività pugilistica e eh, volare fino in Italia, fino a, eh, a Milano per mettere in palio la sua corona eh, iridata. Eh, quando incontra eh, il nostro eh, Sandro Mazzinghi ha all'attivo 54 vittorie e soltanto 3 eh, sconfitte. È esperto, è eh, tecnicamente molto ben preparato, fisicamente molto ben preparato, ma soprattutto sembra quasi la copia identica del picchiatore che è Sandro Mazzinghi. Ne viene fuori? Possiamo preannunciare e poi lasciamo ovviamente al commento di Mario Guerrini con eh, il giornalista Giuseppe eh, Signori, eh, esperto di pugilato, un mh, anziano eh, collega esperto di pugilato, eh, che vanno a rivisitare questo, questo match. È un eh, match che è passato alla storia per intensità, veramente una cosa eh, raramente vista nel mondo del pugilato. Non, non si sono risparmiati entrambi quindi 26 maggio 1968 allo stadio San Siro di Milano va in scena Kim So-Ki contro Sandro Mazzinghi in precedenza benvenuti che ha battuto a Seoul affronta ora in Italia Alessandro Mazzinghi che è all'angolo lascia all'angolo dove è anche il fratello Guido anch'egli Pugile e il manager sconcerti. Siamo alla prima ripresa, vedete Alessandro Mazzinghi, grande guerriero, grande combattente del ring, affrontare subito con grande impeto il mancino coreano Kiso Kim. Kiso Kim, signori, un grande combattente anch'egli. Sì, è una specie di kamikaze, è un, uno stoico e, e qui a Milano ha dimostrato di essere indomabile. Ecco signori tu hai assistito a questo incontro? Sì, ho assistito a questo incontro che è avvenuto una domenica pomeriggio a San Siro, perché l'incontro era stato fissato per il sabato, poi una grande pioggia su Milano ha fatto rinviare il, il mondiale. E infatti si combatte di pomeriggio. Sì, di pomeriggio. E ci saranno circa, se ricordo bene, dalle 25 ai 30.000 30 persone e l'incasso... Questo lo ricordo bene, fu di 99 milioni. L'arbitro dell'incontro è lo statunitense Harold Palan. Ecco, vediamo Mazzinghi all'assalto. Ho detto un grande guerriero del ring, Mazzinghi. Eh, ricordando i pugili antichi, eh, Mazinghi, Sandro Mazzinghi mi, mi ha fatto ricordare Bruno Frattini, che vidi quando ero ancora un, un bambinello. Ma mi rimase impresso per la sua furia e soltanto che Frattini aveva le arcate sopracciviari un po' fragili. Ecco, vediamo che Mazzinghi cerca di prendere l'iniziativa, lui sì. che viene avanti a sì. piccoli passi. E, dobbiamo dire che il coreano, eh, si è già visto nel suo precedente match con Benvenuti, è un buon colpitore e un ottimo incassatore. È un pugile un po' statico forse, non ha grande movimento. Infatti nel suo record non figura una cauta. Non, è, no. non è, è una terra, è una scivolata. Medica, non è un non down è solo Dato che tiene le gambe molto larghe, lì è scivolato. Dicevamo del record di Kisokin? Sì. Questa è una prima ripresa, è una che, prima ripresa sì. che è già molto combattuta. Avete sì. visto come è entrato col sinistro Kisson Kim? Violento. Ed è già segnato allo zigomo destro Mazzinghi. Match durissimo, ora sì. Mazzinghi è andato a segno prima col destro e poi col sinistro in gancio. È finita la prima ripresa. La ripresa, ecco qui dobbiamo dire si è visto subito un Mazzinghi più aggressivo, un Kishokim che risponde che ribatte, bene. Sì. Ho l'impressione che quella ferita sia stata causata da una testata. Esatto, si è anche visto chiaramente, sì. eh, prima proprio nel portare un attacco Kishokim ha colpito con la, con la testa. Bisogna anche dire che che Sandro Mazzinchi, al pari diciamo così, dal suo avo Bruno Frattini, ha la ferita facile. Aveva questo sì. inconveniente. Il match mh, si è disputato con un pubblico, con una cornice di pubblico eccezionale. Sì, eccezionale. Sì. Sembra di, di Anche perché sul cartellone c'erano San, eh, Sandro Lo Popolo, ex campione del mondo dei Walter Juniors, e Carmelo Bossi, che in quel momento era campione d'Europa dei pesi volta. Quindi una grande, sì, riunione, una grande con, riunione con grandi protagonisti. E organizzata ora... da Vittorio Scrumolo della SUS con l'aiuto di Rodolfo Sabatini. Che stava muovendo stava, pare, i primi stava, passi. Stava avanzando, diciamo così, sulla strada. Siamo alla seconda ripresa. Sì. Queste immagini, sì. per coloro i quali si fossero messi in ascolto da poco, si riferiscono a vent'anni fa. Il grande match valido per il campionato mondiale dei pesi medi junior o super Velters, tra Alessandro Mazzinghi, che ha i pantaloncini scuri, e il coreano Kiso Kim, che ha i pantaloncini bianchi. Mazzinghi sempre alla ricerca dell'iniziativa, sì. si apre la strada col sinistro in jab. Entrambi si sono colpiti al volto. Sì. Sono due uccusi di, di statura quasi uguale. Leggermente più alto Mazzinchi uno è 1,73 e l'altro 1,72. Anche il peso era quasi uguale. 69 e 850 Mazzinti, 69 700 il coreano, che era un coreano del sud, poi è emigrato un coreano del nord è emigrato nel sud. Sinistro dritto ora di Mazzinchi Dobbiamo dire che l'incontro si disputa sulla distanza delle 15, 15. riprese, sì. come allora si disputavano tutti i mondiali, anche gli, anche gli europei. Il titolo di mondiale dei medi junior era l'unico, non come oggi che sono tre e il campione riferendoci a sì. queste immagini è Kiso Kim cioè il coreano Kim che è il detentore del titolo strappato a benvenuti a benvenuti esatto nel giugno del 66 aveva vinto ai punti a Seoul, a Seoul sì. con, poi, con verdetto non unanime, non unanime esatto poi ci sono state altre due difese da parte di Kiso Kim la prima con Stan Harrington sempre a Seoul sì. eh, nel dicembre del 66 e la successiva contro un altro americano Fred Little che poi ha combattuto in Italia Fred Little che fu battuto anche gli ai punti a Seul questo nel giugno nel settembre anzi del 67 mentre vediamo ancora Mazzinghi impegnato in questi scambi violenti a distanza ravvicinata vedete media distanza e distanza corta e sul volto di Mazzinghi si vedono già i segni della dura battaglia. Sì. Ecco. È finita la seconda, seconda. ripresa. Vediamo Adriano Sconcerti, molto più giovane ovviamente, a correre all'angolo. L'uomo che è sul ring è Guido Mazzinghi, il fratello, il fratello maggiore. Il fratello maggiore anch'egli anche egli pugile. Pugile, peso medio peso medio che aveva caratteristiche tecniche però diverse, diverse pensando, sì. era più picchiatore ma non aveva l'impeto e forse neanche la serietà professionale del, di Sandro, era più estroso più estroso eh, sì come, personalità, come diciamo. personalità questa è stata un'epoca di grandi pugili in queste categorie di, medie medio diciamo. sì. Mazzinghi questo match lo ha sostenuto che aveva praticamente quasi 30 anni. Quasi 30 anni, sì. Aveva già una carriera notevole dietro le spalle, con combattimenti severi. Ecco, il suo avversario, chissà chi, 29 anni. Questo ah, è un intervento sì. dell'arbitro. De la rotta Vallan. Vallan per eh, testa eh, bassa. Il certo, sì. Infatti Il coreano. Aveva l'abitudine... Di tenere la testa bassa. E attenzione a questa terza ripresa, seguiamola con particolare interesse e concentrazione perché dovrebbe esserci un episodio interessante. Il destro di Mazzinghi, che poi lavora al corpo a due mani. segnato anche il sopracciglio sinistro Mazzinghi non era abituato alle ferite perché sono... nessun timore altro avvertimento intanto avete visto di Valan a Kisokini per la posizione irregolare della testa si nota dall'espressione di Mazzinghi la sua grinta, la grinta. sua aggressività vero? Mancino, ripetiamo, il coreano che ha noto il segno con un montante sinistro un po' confusi questi ma sempre molto sempre duri sempre violenti e... tutti e due si battono con rabbia il destro di Kim è andato a segno e regisce bene Mazzinghi, ma vedete la furia di Kim, grande picchiatore anche lui. Grandissimo in questa fase Mazzinghi, vedete il pubblico in piedi, esaltato dall'azione veramente entusiasmante di Mazzinghi in difficoltà, traballa. Chisotin che va anche al tappeto, viene contato e gira le spalle a Mazzini. Sembrava quasi volesse abbandonare. Invece l'arbitro no. ha fatto terminare il conteggio sino agli 8 ecco, secondi. Ecco. E vedete sconcerti, sconcerti accorto, che, che protesta. protesta. L'arbitro probabilmente ha ritenuto che Chisotin era ancora in grado di, di continuare. continuare. Il coreano più popolare in Italia, forse in Italia è più popolare. Forse un po' di popolarità l'ha avuta Park Siun a queste Olimpiadi sì. contro Nardiello, <ride> contro il nostro Nardiello per via del verdetto sì. scandaloso. Ma no, c'è stato un altro, un altro park eh, coreano, che ha detenuto per alcuni anni il titolo dei Supermedi il titolo faso intermai. Poi dopo è stato battuto. Ed eccoci agli ultimi minuti sì. del match. questo è l'ultimo run è l'ultima ripresa appunto che un po' temporeggia. Sì, perché sa di essere in vantaggio. E a quel punto non sì. deve più rischiare, insomma. Sono ribondi entrambi. Ecco, anche adesso ha portato sì. la testa. Eh, Lì però per regolarmente. Mazzinti ci ha tirato un colpo su, sulla schiena. Immaginato. È una maschera, eh? Però sempre lucidissimo mi ricordo che pensavo che se Mazzinchi avesse potuto avrebbe mangiato chissokino e poi avrebbe sputato per essere un po' volgare. eccedenti due destri incredibili di Mazzinchi è un match indubbiamente selvaggio come a volte diciamo noi cronisti proprio per sottolineare la, la foga combattiva sì. dei due pietoso e poi è emozionante perché è stato abbastanza equilibrato. E eh sì, perché anche in questi ultimi istanti chi so chi non ha l'aria dello sconfitto. No, Magari a Seul gli avrebbe assegnato la vittoria. Eh certo, ecco l'abbraccio tra sì. Mazzinghi e Kissocchin, sì. vedete Guido sì. Mazzinghi che sì. va a complimentarsi con Kissokin e questo è un segno di sportività che ci fa piacere sottolineare. Il pigilato questa sportività è costante. È ricorrente, certo. Sì. E niente, poi avremo il verdetto che decreterà il successo di Alessandro Mazzinghi, un match che abbiamo visto bellissimo, un match dalla grande cadenza agonistica, due grandi combattenti, due pugili che giustamente possono essere definiti due grandi guerrieri della guerra. Quello che conta è che dopo vent'anni sostiene ancora la scena questo combattimento, cioè non è stato dimenticato come invece tanti altri. Un grande match, un grande protagonista del pugilato italiano Alessandro Mazzinghi che ora è al centro ring con i suoi secondi e noi nel lasciarci, nel lasciarci con queste immagini vi diamo appuntamento a martedì prossimo per la rubrica. Pugilato, oggi e ieri e anche martedì da San Pellegrino Terme e vi offriremo un match di oggi e un match del passato, un altro match che avrà per protagonista un altro pugile dei tempi d'oro, possiamo tempio... dire, del nostro pugilato. Queste sono le ultime immagini, vedete che sul ring c'è molta gente, eh troppa sì, gente, molti agenti carabinieri che cercano di contenere la folla. In attesa del verdetto, in attesa del verdetto che ancora non arriva. Ecco l'annunciatore che sta dando il verdetto, attendiamo ancora qualche istante. grande folla devono essere stati mo momenti di grande trepidazione sì. questi perché nel, in effetti il match è stato equilibrato sì leggera supremazia di, di Mazzinghi abbiamo visto ecco mm. Eccoci di nuovo in studio Davide, questa era una riproposizione del match del 26 maggio del 1968 eh, con il commento di Mario Guerrini e di Giuseppe Signori. Ecco, Giuseppe Signori, collega, giornalista, esperto di pugilato del passato, che non a caso diceva l'abbiamo riproposto dopo vent'anni. Io e te l'abbiamo riproposto dopo 30 anni. Dalla riproposizione dopo 30 anni dalla riproposizione. Segno che passano, passano veramente tanti tanti anni, però quando c'è un evento importante storico, emblematico nel caso di Sandro Mazzinghi, vale sempre la pena di riproporlo. Mazzinghi. Dunque che torna il 26 maggio 1968 campione del mondo e resta nella leggenda del pugilato, tanto che sul viale della gloria del Foro Italico gli viene riservato. Eh, gli viene riservata una, una lastra con su scritto il suo nome, uno dei tanti riconoscimenti per il ciclone di Pontedera. Sì, è la cosiddetta Walk of Fame del, vicino al, al Foro Italico, dove il Coni ha giustamente iniziato a porre queste eh, placche ehm, che, con, i, con i nomi dei, dei grandi atleti che hanno eh, fatto. Eh, hanno dato lusso alla storia sportiva italiana. E quindi ecco qui vediamo il Presidente Malagò insieme ai figli David e Simone che vanno a scoprire la eh, targa intitolata al loro padre, a Sandro Mazzinghi, eh, che oggi ricordiamo abbiamo ricordato eh, in questo speciale. Ecco qui viene scoperto Sandro Mazzinghi, il suo nome. E poco distante c'è quello di Nino Benvenuti, un po' più là quello di Livio Berruti e, e tanti tanti e altri così via, nel, nel Viale della Gloria. Noi siamo in chiusura, non ci resta che ringraziarvi, grazie eh, Davide grazie eh, per essere stati con noi e abbracciare forte la famiglia di Sandro Mazzinghi al quale, eh, alla quale porgiamo le più sentite condoglianze. Grazie e buona serata.